domanda era se poteva fare un altro approfondimento anche con altri popoli sul fumo di Dio o degli dèi, insomma, di questi esseri qua. E visto che, boh, visto, insomma, non si sa se si avvicina questo pianeta al sistema solare, sembra, e non è mai stato così. Che ci sia così tante persone sul pianeta Terra, non è che abbiano bisogno di fumo quando loro arrivano. Allora, il discorso del fumo, lo dico per chi non sapesse, è relativo al fatto che nell'Antico Testamento c'è scritto che Yahweh voleva che gli si bruciasse un certo tipo di grasso delle vittime perché il fumo prodotto da quel certo tipo di grasso lo calmava. Questo in Numeri 28, 29, insomma è scritto, non soltanto lì, adesso mi viene in mente quel capitolo, è scritto più volte. Nel libro La Bibbia non parla di Dio, pubblicato da Mondadori, ho fatto l'analisi parallela con i testi omerici, dove c'è esattamente la stessa cosa. Cioè gli dei greci volevano esattamente la stessa cosa che volevano gli Elohim biblici, cioè che una parte delle vittime venisse bruciata per produrre fumo di cui loro avevano in sostanza piacere, una sorta di bisogno fisico. Nell'ultimo libro Mondadori, Falso Testamento, ho raccontato come questa cosa fosse presente addirittura presso i Celti e lo stesso Strabone, che racconta dei sacrifici umani che facevano i Celti, dice che appunto li facevano perché questo fumo era molto appetibile per le loro divinità. Cioè le cosiddette divinità di tutto il pianeta Terra, stranamente, volevano annusare il fumo del grasso animale bruciato, ma fumo specifico. Volevano, lo dice Yahweh in Levitico 3, in Levitico 3, di questo sacrificio offrirai come sacrificio consumato dal fuoco, quindi la parte che deve essere consumata, in onore di Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. È Dio che parla, eh? Dio che parla. E in altri passi Dio dice: se trovate qualcuno che fa uso personale di quel grasso, lo ammazzate, perché quel grasso è mio. Presso gli dei romani, e c'è un libro che non so se ho qui, che ogni tanto ce l'avevo in borsa. Sì, gli dei e religione dell'antica Roma di Gian Matteo Corrias, che è un accademico specializzato anche alla Scuola degli Alti Studi di Parigi, dice che gli dei romani volevano l'omentum e l'omentum è esattamente il grasso che copre le viscere. Cioè tutte le divinità dell'antichità volevano tutte esattamente la stessa cosa. Volevano annusare il fumo derivante dalla bruciatura completa di quel grasso, perché questo li calmava. Questo è scritto chiaramente nella Bibbia, così come nella Bibbia è scritto chiaramente che durante le varie feste che lui ordinava, tra l'altro per avere quel fumo in casa sua tutti i giorni, lui aveva dato l'ordine che al mattino e alla sera doveva essere, quindi due agnelli al giorno, quindi al mattino e alla sera doveva essere ucciso un agnello tutti i giorni dell'anno e con le viscere di quell'agnello si produceva quel fumo che doveva essere sempre presente in casa sua. Dopodiché, quando lui ha istituito il calendario delle feste, ha dato anche l'elenco degli animali che dovevano essere bruciati nel corso delle feste ed è bello, bella una cosa che lui dice: questi animali sono in aggiunta ai due agnelli, eh? Cioè i due agnelli li uccidete comunque, quando facciamo le feste in più aggiungete, uccidete questi animali, quindi con produzione di grandissima quantità di fumo. E durante quelle feste lui voleva che fosse sempre presente il cosiddetto shachar. Lo shachar, questa è una cosa, ho dedicato un capitolo nel primo libro Mondadori e devo dire quando l'ho consegnato non pensavo che Mondadori mi chiedesse di addolcirlo un po' come un'altra roba, invece non mi hanno chiesto assolutamente nulla, hanno pubblicato tutto ciò che ho scritto e cioè in sostanza lui voleva una bevanda che ubriacasse, perché shachar in ebraico significa solo ubriacare, ubriacarsi, dire frasi senza senso. Quindi durante quelle grandi festività dove si celebravano le famose ecatombi, esattamente come quelle che si celebravano per le divinità greche, uguali, lui in più voleva questa bevanda alcolica che in quel senso di piacevole stordimento, forse anche qualcosa di più. Ok?
Anche qua. No, non è vero, non è vero. Adesso facciamo fare la domanda al ragazzino allora, no, non siamo settari. Ti hanno detto ragazzino, ma lui dice che ha 21 anni, ha ragione di dirlo. Grazie. Allora, buongiorno prof. La mia domanda parte questa. Prima va detto che tutti i popoli del mondo parlano della stessa storia, di questi individui che non viene specificato da dove vengono qui, si dividono il territorio e poi ognuno cerca di sottrarre i territori dell'altro. Mentre la scienza accetta dicendo sì, l'universo può essere abitato da molti alieni, perché la storia non viene raccontata a scuola? Cioè, se lei ha fatto la Bibbia con l'Iliade e l'Odissea, ci dice che raccontano tutti la stessa storia, che tutti raccontano la stessa storia. Perché ancora adesso la storia, nei banchi di storia, cioè voglio dire nei banchi di scuola, non viene insegnato? Perché non vengono letti quei passi dove dimostra, ad esempio, nell'Iliade o l'Odissea che ci sono strumenti meccanici, o per esempio che tutte le divinità, detto tra parentesi, chiedevano le stesse cose come il fumo o l'oro? Cioè, perché la storia ancora non accetta questo? Lo accetterà, sono assolutamente sicuro, e data l'età che hai tu lo vedrai. Io non più, ma tu lo vedrai sicuramente. Perché la storia viene sempre fatta dai vincitori. E in particolare la storia dell'Occidente è stata scritta sotto il condizionamento della teologia, tutta. Anche la storia laica, Persino prima la persona diceva sto studiando legge, no? Studio legge, sono avvocato, eccetera. Io sto facendo un lavoro con una docente di filosofia del diritto dell'Università Milano Bicocca. Sarà un libro che uscirà a quattro mani, nel quale documenteremo come la teologia 2017 condizioni in un modo feroce la giurisprudenza nazionale e internazionale. Se ci raccontassero la storia vera, ti sto spiegando, se ci raccontassero la storia vera cadrebbe tutto. Cadrebbe tutto ciò che hanno costruito, tutto. L'Italia che può avere lo Stato del Vaticano che lo condiziona, però gli altri paesi... Negli Stati Uniti, in God we trust, noi confidiamo in questo Dio, quello della Bibbia. Esistono da più di 200 anni, non hanno avuto un anno di pace, 200 anni solo di guerre, come lui. Bisognerebbe parlare a lungo di queste cose qui. Prego. Qui. Una curiosità più che altro. In questo processo di encefalizzazione o di produzione di questi Adam, era previsto che tale modello di Adam arrivasse poi a parlare di Stargate, a ragionare sulla propria creazione, esistenza, e lo scopo ultimo di questi Adam è lavoratori bassa manovalanza o qualcos'altro? Allora, per quanto riguarda il Sapiens, sicuramente lavoratori bassa manovalanza. Per quanto riguarda gli Adam, invece, una specie molto più evoluta, molto più, come dire, anche ricca dal punto di vista del patrimonio genetico loro, tant'è che gli Adamiti, ma solo gli Adamiti, attenzione, vivevano molto a lungo, ma gli Adamiti. Cioè non è che la Bibbia ci dice che l'umanità viveva 800-900 anni. Gli Adamiti vivevano 800-900 anni, fino a quando, capitolo 6 della Genesi, loro non decidono di interrompere il rapporto con gli Adamiti, e da quel momento la vita degli Adamiti inesorabilmente si accorcia. Questo nella Bibbia è chiarissimo. Cioè, dal capitolo 6 della Genesi in avanti c'è una cesura. Prima si viveva gli Adamiti, non i Sapiens. Quindi, diciamo, sono due cose non diverse, nel senso che l'Adamita è dentro il Sapiens, ma l'Adamita non è tutto il Sapiens, e il Sapiens non è l'Adamita. Ok? Buonasera e complimenti. Buonasera. E complimenti. Grazie. Mi interessa, ho visto una sua chiacchierata con Ubaldo Croce, sì. Dove parlava di un popolo specifico
sudamericano di cui mi sono dimenticato il nome, che sembra che all'interno del loro linguaggio... Aymara. Ecco, potrebbe approfondire un minuto sì, in più linguisti questa che cosa. Hanno studiato questa lingua. Grazie. Di questo popolo indigeno lì sul lago Titicaca, dove quelli sono arrivati in gran numero, dicono che questa lingua gliel'ha data gli dèi, e i linguisti che l'hanno studiata, e poi c'è un aneddoto curioso che non c'entra niente con i linguisti, ma che mi ha raccontato un amico cileno, dicono che oltre a essere una lingua in sé, che sembra costruita al computer per le regole che ha, pare essere un codice per decodificare altre lingue o per fabbricare altre lingue, come se fosse una sorta di matrice. Questo mio amico cileno, lui è un esule dei tempi di Pinochet, eccetera, e mi raccontava che quando qui in Europa si riuniscono tra gli esule, appunto ogni tanto si incontrano una volta all'anno, diceva la cosa di noi che ha sempre stupito tutti è che quando ci sono questi indios Aymara che vengono qui in Europa, che sono per lo più anche analfabeti, imparano qualunque lingua con una facilità incredibile. Cioè vanno in Germania e imparano il tedesco facilmente, vanno in Inghilterra e imparano l'inglese facilmente, vanno in Francia e imparano il francese, imparano l'italiano. È come se loro avessero dentro, e quindi forse potrebbe essere vero, una sorta di meccanismo base, di matrice, che decodifica rapidamente le altre lingue. E dice, non riusciamo a spiegarcelo perché... Tutti noi siamo più o meno gente che ha studiato, eccetera. Questi qui invece risultano essere per lo più anche degli alfabeti, ma imparano le lingue con una facilità incredibile. Quindi le due cose potrebbero spiegarsi l'una con l'altra, ok? Aymara ha detto. Aymara. Aymara. Ho una domanda qua, Mauro, con questo signore che... Sì. Sì, una domanda filologica molto semplice. Perché andare a analizzare un testo masoretico alto medievale manipolato, come dice giustamente lei, e non il testo greco della Bibbia dei 70, che il fatto che gli ebrei non lo riconoscono è scientificamente irrilevante? In realtà faccio tutti e due. È perché non ho mai visto vedere sì. L'analisi del testo, sì, no, interesserebbe. Allora, ecco. Certo, nel senso che in realtà faccio tutti e due, anche se come base ho scelto il masoretico, perché io per l'edizione di San Paolo traducevo dal masoretico e quindi ovviamente diciamo è di lì che io ho ricavato delle cose. Dopodiché, per esempio nei libri Mondadori, ho citato in alcuni passi anche la Bibbia, quella insomma dei 70, perché ci sono anche lì delle cose interessanti. Quindi in realtà bisognerebbe aver tempo per seguirle, bisognerebbe aver tempo appunto per dedicarsi allo studio di tutte. Il discorso della Bibbia dei 70 è che è stata costruita in un ambiente culturale, quello alessandrino, come scrive bene un docente americano che ne ha condotto uno studio, dice è stata costruita soprattutto per motivi culturali, perché gli ebrei che vivevano ad Alessandria vivevano una sorta di complesso, gli intellettuali ovviamente, vivevano una sorta di complesso nei confronti dei greci che avevano una loro ricchissima letteratura e loro non avevano nulla. E quindi hanno fatto questa Bibbia in greco per dire anche noi abbiamo una letteratura antica. Quindi c'è, fra virgolette, questo vizio di forma, ecco, fra virgolette, insomma. Comunque sì, certo, è interessante da seguire anche quella, ci mancherebbe. Cioè, non sapendo qual è quella vera, poi una cosa che a me piace fare è vedere i parallelismi tra il testo masoretico e i testi di Qumran, che sono i testi ebraico più antichi, e lì si vedono moltissime differenze, esattamente. A riprova del fatto che possiamo solo fare finta. Ho finito. Oh. Volevo chiederle una cosa. Lei ha iniziato dicendo che non sappiamo un tubo di questo libro della Bibbia, non sappiamo chi l'ha fatto, quando, che cosa. Vabbè, ci sono migliaia e migliaia di versioni, eccetera. Poi tutto a un tratto, e per la pars destruens sono d'accordo con lei, tutto a un tratto questo libro, che è un libraccio qualsiasi, diventa lo strumento per fare delle ipotesi così precise, così Eva è stata operata, è stato fatto, ma com'è che un libro che prima è un ho capito. E poi diventa il punto di partenza con altri libri poi egiziani per fare
far arrivare degli alieni da migliaia di anni luce per raccontare tutte queste storielle. Grazie. Okay, prego. Allora, la base di tutto è sempre il facciamo finta che. Allora, partiti dal presupposto, ostante il presupposto che se domani si decidesse che la Bibbia può essere buttata nel cassonetto della raccolta differenziata della carta e io sono il primo a farlo, ok? Dico, ma visto che da questo libro dipende il controllo almeno dei 2/3 dell'umanità, andiamo almeno a vedere cosa c'è scritto, sapendo che potrebbe essere una montagna colossale di balle. Quindi questo è sempre il presupposto, per cui io non è che propongo delle verità, dico, leggendo ciò che c'è scritto ne ricavo questo, dopodiché è vero o non è vero, non lo so, perché il presupposto è facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto lì. Allora io dico, faccio finta che sia vero ciò che c'è scritto e vado a vedere ciò che c'è scritto. Se poi non è vero, sono assolutamente d'accordo con lei, buttiamo via tutto. Posso? Io volevo chiedere riguardo il Natale. Nella Bibbia si parla del Natale come della nascita di Cristo, eccetera. In realtà la stessa identica cosa è detta anche per altri grandi maestri in tutto il mondo, non ricordo adesso il nome, con le stesse date, gli stessi tempi, eccetera. E ho sentito dire che si rifà il tutto al sole, alle varie fasi del sole, eccetera, che è un po' una, come dire, un'allegoria, che in realtà tutte queste religioni che parlano del Natale come della nascita dei loro maestri, eccetera, si rifanno tutti alla stessa origine, cioè all'adorazione del sole. È vero questo? Allora, è vero che quando hanno costruito la figura cristica hanno attinto dai culti allora più diffusi. E quindi, non sapendo quando è nato, ovviamente gli hanno attribuito una data per la natalità che potesse sovrapporsi a quella dei culti cosiddetti pagani su cui la Chiesa si doveva installare. Quindi hanno preso nel creare la figura cristica, cioè la figura del Cristo cristiano. Altra cosa è la figura del rabbi predicatore giudeo-messianista che forse potrebbe essere realmente esistito. Altra cosa, ripeto, è la figura cristica, che è quella a cui fa riferimento lei, per costruire la quale, per renderla accettabile nel mondo nel quale la dovevano, fra virgolette, vendere, cioè il mondo greco-romano di cultura ellenistica, ovviamente ci hanno messo dentro tutto ciò che hanno preso dai culti che allora erano diffusi e in questo modo l'hanno resa vendibile e quindi accettabile e acquistabile. Quindi questo è sicuramente vero, perché nessuno sa quando sia nato, stabilito il fatto, supposto il fatto che sia realmente esistito. E anche qui a proposito... Ah no, prego. Salve, volevo chiederti se la Bibbia dice qualcosa sulla reincarnazione e... cosa mi dici dei 40 almeno miracoli, episodi di miracoli citati dai Vangeli, in particolare sulla resurrezione? Allora, Coelet 3,19: la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali. Come muoiono questi, così muoiono quelli. Gli uni e gli altri hanno uno stesso soffio vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Se gli uni e gli altri sono vanità, essi vanno tutti verso lo stesso luogo. Gli uni e gli altri vengono dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere. Quindi, questo... Okay? Tant'è che la Bibbia si occupa sempre soltanto di fatti qui. I miei amici ebrei della comunità ebraica di Torino mi dicevano noi dell'aldilà non sappiamo nulla perché il nostro non c'era mai parlato. Quindi per noi alla fine della vita il fatto di essere stato un uomo giusto, il premio è essere stato un uomo giusto, punto, finito. Cosa c'è dopo? Non sappiamo nulla. Ok? Chiudi questo. Poi l'altro era? Tu stavi cominciando qualcosa, ti ho interrotto con la domanda. Se vuoi vado ancora avanti con le domande. Ma non lo so, io... Facciamo queste due domande sì, dopo. Sì, sì, sì.
Salve, per quanto riguarda la fabbricazione dell'Adam, è dato sapere se gli Adam, questo gruppo d'élite, erano tutti geneticamente uguali, come fossero gemelli, o erano diversi fra loro? La Bibbia non ci dice nulla. E quindi l'Eva, che è stata poi fatta prendendo qualcosa, è stato fatto questo intervento su un solo individuo, Adam, o su... non si sa. Allora, qui questa è una domanda che dovrebbe essere fatta a Pietro Buffa, nel senso che lui ci spiega molto bene tutta una serie di interventi che questi signori hanno fatto, compreso il fatto di mettere un blocco cromosomico in modo da evitare che ci fossero ancora commistioni sessuali con generazioni, con le specie precedenti. E quindi, per esempio, il passare dal 48 ai 46 cromosomi con la cosiddetta traslocazione robertsoniana, che ha unito i cromosomi 2 e 3 in un unico cromosoma, tra l'altro è avvenuto in un modo assolutamente, come dire, fortunoso, perché si è unito in un punto in cui non produceva nessun danno, l'individuo sarebbe sopravvissuto, cioè cose che in natura non possono avvenire, cioè la fusione di due cromosomi porta in genere alla morte dell'individuo. Invece, se questo fosse avvenuto casualmente, avremo un individuo maschio che nell'Africa ha avuto la traslocazione robertsoniana casualmente, un individuo femmina che ha avuto la traslocazione robertsoniana casualmente. Questi due si sono trovati nelle foreste, si sono uniti, hanno fatto dei figli, cioè tutta una roba statisticamente impossibile. Tant'è che questi genetisti dicono che questa roba qui poteva avvenire soltanto attraverso una clonazione condotta sotto controllo e solo dopo vengono rilasciati nel territorio, cioè dopo che se ne è prodotto un certo numero. Buonasera. Però qui siamo fuori dalla Bibbia, le ho dato una spiegazione extra. Buonasera, dottor Dino. È la prima volta che ho l'occasione di seguire una sua conferenza, quindi spero sia indulgente con la mia domanda. Prima parlava delle apparizioni della Madonna. Io è da un po' di tempo che mi chiedo che fine ha fatto Gesù nella religione cristiana. Non se ne parla mai. Le apparizioni sono della Madonna, gli anni sono mariani, le consacrazioni sono alla Madonna. Perché c'è questa... Perché la Madonna è una figura materna molto tranquillizzante. E quindi bisogna dare conforto ai fedeli. È solo per questo? Sì, certo. È più facile rivolgersi ad una mamma a chiedere grazie che non rivolgersi ad un altro che comunque si presenta come un pochettino più duro. Poi, mentre l'altro è il figlio di Dio, lei è comunque una figura terrena, no? E quindi è più facile rivolgersi a lei. È un'operazione di marketing. È un'operazione di marketing. È tutta operazione di marketing. Cioè, lì c'è un'azienda che ha l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione, gli alti dirigenti intermedi, i manovali, gli operai,